Che cos'è lo Shiba? Mi hanno chiesto. Che lo Shiba è un piccolo cane giapponese. Pensate, nonostante l'aspetto che sembra quasi un piccolo lupo, una piccola volpe, in realtà è uno dei più piccoli cani di origine prettamente nipponica. Quindi siamo in Giappone, nell'arcipelago nipponico. E già oltre 3-4 secoli fa era già un cane che veniva utilizzato per l'attività venatoria. Un piccolo cane da seguito, un piccolo segugio, con le orecchie in piedi, con la coda rotolata. E pensate che in Giappone le famiglie allevano gli Shiba per tramandarle da generazione a generazione. È quasi una sorta di cultura familiare, quindi avere uno Shiba in famiglia è anche simbolo di prosperità, di protezione, di fortuna. E intere famiglie li allevano per tradizione, hanno i loro piccoli Shiba in casa. È arrivato in Italia, ormai tutti lo conoscono, alcuni lo confondono con l'Akita, che invece è molto più grande. In realtà lo Shiba è un cagnetto piccolo che può stare anche in braccio, anche se è un cane molto sportivo. Non è adatto a tutti perché ha un carattere molto forte, perché è un cane giapponese, e come tutti i cani giapponesi ha bisogno di una persona che non si faccia intenerire dallo sguardo dolce e che gli dia le giuste indicazioni. Adatto in famiglia, adatto alla vita in città, molto puliti come tutti quanti i cani primitivi, ma ovviamente bisogna sceglierlo da una persona che alleva, come si deve.